Sarò un uomo libero. Non rinuncio a te così facilmente, disse Ludovico, ma so che quando lo farò sarò un uomo libero. Ludovico mi aveva detto che era sposato, ma quando era stato trasferito da Milano a Roma, era stato in grado di dirmi, in tutta onestà, che voleva rompere con la moglie. Però non l'aveva fatto. Gli chiesi, sei arrivato a Milano ieri sera? Sì, l'aereo è arrivato in ritardo per dei problemi al motore e sono andato in albergo. Non ti ho telefonato perché era molto tardi, non ti volevo svegliare. Ma non ti sei stancato di dirmi le solite bugie? Dissi, non ti sei stancato di nascondermi che tua moglie non la lascerai mai? Soprattutto non ti sei stancato di dirmi che ti sei stancato anche di me? Sì, veramente mi sono stancato di tutto, disse Ludovico, ma ho capito che devo vivere questa stanchezza fino in fondo per completare questa mia esperienza con mia moglie e con te. Ma perché questo masochismo, dissi? Forse Ludovico apprezzò all'istante le riposanti sfumature di una forte comprensione e mi disse «Perché ho scelto prima mia moglie e poi ho scelto te e dopo molte altre. E adesso voglio vedere a quale stato di coscienza mi porteranno queste scelte».